Ripresa secondo la quale al nord abbiamo le virtù, al sud abbiamo i miserabili. Abbiamo una spesa, dobbiamo fare un'operazione verità, spiegare bene che oggi come oggi al sud arrivano meno risorse per la spesa pubblica, abbiamo il 25% in meno di spesa sanitaria, abbiamo meno posti letto, meno ospedali, meno medici. Questa storia deve finire. Noi riteniamo di non togliere neanche un euro alle regioni del nord. Le regioni sviluppate sono la ricchezza dell'Italia, dobbiamo sostenerle, ma la spesa aggiuntiva va indirizzata al sud. La sua mobilitazione guarda oltre la Campania, qui ci sono i sindaci campani, ma non solo, anche di altre regioni. Pensa di poter radunare un consenso su questa lotta contro l'autonomia differenziata? Un consenso che va al di là dei partiti attuali? Abbiamo un secondo obiettivo, dicevo prima, oltre l'autonomia differenziata, che è quello di sbloccare i fondi sviluppo e coesione. Siamo di fronte ad uno scandalo nazionale di proporzioni inimmaginabili, ma siamo in un paese nel quale ci si ferma alle parole, non alla sostanza, come sapete. Ci faranno perdere 3 anni di tempo per impiegare miliardi di euro dei fondi sviluppo e coesione. È una cosa vergognosa, incredibile, non ci sono parole. Ancora oggi, fondi che sono destinati al sud per legge sono bloccati. Non si capisce perché, o meglio si capisce. Perché pensano di gestire i fondi come se fossero un bottino privato. Non è un mistero, c'è qualche frizione con la segretaria del PD Schlein anche sul terzo mandato. La vedrà? Non ho capito che... Non ho capito che c'entra. Stiamo qui in una manifestazione istituzionale organizzata dalla Regione Campania, dall'Associazione dei Comuni, per porre questi due problemi: blocco dei fondi coesione e blocco di questa ipotesi di autonomia differenziata, che significa spaccare l'Italia in due. E significa ovviamente tradire l'unità del paese. Noi siamo contro questo controrisorgimento. Allora, però la Schlein non ci sarà. Non lo so, ma chiedete agli altri interlocutori. Noi abbiamo mandato una lettera d'invito a tutti i gruppi parlamentari di tutti i partiti politici, perché è una manifestazione istituzionale. A me interessa... Schlein dice che Giorgia Meloni da patriota penalizza il sud, un'intervista forte, l'ha letta, diciamo così. No, non ho letto, ma non penalizza, calpesta il sud, offende il sud. L'onorevole Meloni deve chiedere scusa al sud, perché questi fondi erano destinati in primo luogo al sud, e gli accordi di coesione andavano fatti innanzitutto con le regioni del sud, non con tutte le regioni del nord, non so se è chiaro. Pensano che la dignità del sud sia in vendita, si sbagliano. La manifestazione di oggi serve a ricordare alla Meloni e a tutti che la dignità del sud non è in vendita, quindi chieda scusa al sud. Chieda scusa perché sta bloccando risorse essenziali per creare il lavoro, e poi ne parliamo. Questi fondi comunque andranno alle opere e alle grandi opere del PNR e anche per il Sud. Quali fondi? Quelli dello sviluppo e coesione. Per adesso non è arrivato un accidente di niente. Siamo da un anno e mezzo come Regione Campania discutendo con il sedicente ministro della coesione. Un anno e mezzo. Se decidiamo stamattina... Poi bisogna mandare l'accordo al CIPES, ci vogliono altri 2 mesi. Poi bisogna mandare le carte alla Corte dei Conti, passano altri 3 mesi. Poi bisogna fare le gare per le progettazioni, poi le gare per le opere. Abbiamo perso 3 anni di tempo per questa cialtroneria politica di questi dilettanti allo sbaraglio. E lei vuole che io non chieda che si rivolgano con rispetto al Sud? Ad oggi non è partito niente, neanche una foto. Penalizza, lei dice, poco, il PD deve usare toni più duri contro questo governo? In questo momento sono come Presidente della Regione Campania in rappresentanza degli amministratori. Per quello che ci riguarda, noi chiederemo che l'accordo di coesione con la Campania e con tutte le regioni del Sud si firmi la prossima settimana. Quando si tolgono le risorse essenziali per il lavoro e per la vita della gente, non siamo più di fronte alla dialettica politica, maggioranza, opposizione. Siamo di fronte a un'altra cosa, a un problema che riguarda la democrazia. La democrazia vive se viene rispettato un patto costituzionale.
che significa che chi governa non è che prende le risorse come se fossero un bottino di famiglia e fa quello che vuole, ma vive se vengono rispettati i diritti di tutti. Lei in questo momento. Il linguaggio che ha usato, però, il presidente Meloni ha chiesto alla Schreiner di dissociarsi. Il presidente Meloni la smetta di fare la lamentosa. Il presidente Meloni deve solo chiedere scusa per il danno che sta facendo al Sud. Poi, se vorrete, io vi spiego che le parole utilizzate da me sono perfettamente adeguate ai comportamenti contro cui combatto. Vi faccio un esempio. Zona economica speciale, avevamo nel sud zone economiche speciali che funzionavano benissimo, un livello di efficienza mai visto, tempi rapidi per le autorizzazioni uniche, bene, smantellano le ZES che funzionano e portano tutto a Roma per fare una ZES unica che deve partire a gennaio, arriviamo a gennaio, non è partito niente e riconferiscono i poteri ai vecchi commissari per altri 2 mesi, cioè abbiamo paralizzato gli investimenti del Sud. Un comportamento del genere, lei come lo definirebbe? Presidente, perché... Non mi pare da imbecille, francamente, ma, vi piacerà la parola, ma io non trovo altri termini. Quando per motivare il blocco dei fondi sviluppo e coesione si continua a trasmettere dati falsi, sapendo che si trasmettono dati falsi sul livello di spesa del precedente fondo, lei questo comportamento come lo definisce? Quando ti ricattano o pieghi la testa o non ti do i soldi, lei ricorda qualche decennio fa nella storia d'Italia c'era gente che perdeva il lavoro se non accettava di prendere la tessera di un partito? Noi la testa non la piegheremo mai, è chiaro? Presidente, di che stiamo parlando? Stiamo parlando dei contenuti della vita democratica, non di più. Presidente, perché non è un'opportunità l'autonomia differenziata per il Sud? Come sarebbe perché non è un'opportunità? Perché non aiuta a recuperare il divario nord-sud. La spesa pubblica in Italia è di 17.000 euro pro capite nel centro-nord e di 13.000 euro pro capite nel sud e di 12.000 euro pro capite in Campania. È chiaro di che stiamo parlando, cioè per portare la Campania a livello del centro-nord dovremmo avere altri 30 miliardi di euro, va bene, che altro dobbiamo dire? Allora è evidente che, faccio un altro esempio che riguarda ovviamente l'autonomia differenziata, se autorizziamo le regioni del nord, anche la Campania ha chiesto l'autonomia differenziata, ma se autorizziamo alcune regioni a fare i contratti regionali integrativi per la sanità e per la scuola, cioè una regione ricca fa un contratto regionale che si aggiunge a quello nazionale e dà 3.000 euro al mese in più a un medico, un infermiere, eccetera. Questo che cosa determina per il Sud? Sarebbe un disastro totale, così per la scuola. La Regione Campania ha chiesto l'autonomia, ma ha proposto un modello che è esattamente il contrario di quello proposto dagli amici del Nord. Ed è quello del modello ZES, cioè burocrazia zero, ma senza toccare i fondamenti costituzionali di questo paese. Burocrazia zero, ma unità d'Italia. Quindi degli aggettivi che ha usato, farabutti, imbecilli, delinquenti, non se ne rimangia nessuno all'indirizzo del governo? Capisco che erano forse un po' inadeguati rispetto alla gravità dei comportamenti del governo. La prossima volta farò meglio, diciamo. Le ho fatto un esempio. Lei, quando uno smantella una struttura che funziona benissimo e ne fa un'altra a Roma che non funziona per niente, ecco, questo comportamento come lo definisce? Lei come lo definisce? Da imbecilli. Lei trovi un altro aggettivo.